Non è un approdo come tutti gli altri. Si chiama Trieste. Il giorno delle elezioni era aspettato dai suoi figli sparsi per l'Italia e per il mondo. Di lontano avevano vissuto le ore drammatiche della loro città. Poi l'orizzonte si era schiarito. Ma erano impazienti di rivedere coi propri occhi una Trieste riaperta alla speranza. Di confermare questa speranza con un voto che dicesse Italia. Se i paesi e città del centro mezzogiorno hanno battuto come percentuale di votanti le nazioni di più sperimentata democrazia, Trieste ha superato tutti in questa bellissima gara. E se altrove molti malati si sono alzati dal letto, a Trieste non hanno voluto sentire né medici né prudenza. La posta era più grande. Vota il sindaco Bartoli, che ha detto e ripete: bisogna fare argine contro ogni violenza e ogni insidia indipendentista. L'argine è stato fatto. Anche il prefetto Palutan si reca a votare. Teddy Reno, rivogliamo anche noi i tuoi dischi su cui è inciso il nostro unanime ritornello. Trieste mia. Trieste, grande esempio. Ma una prova non minore di maturità civile e politica è stata fornita dall'Italia centro-meridionale. I giornali hanno una loro indubbia eloquenza.